Amiche e amici di Ball on Right, siamo qui con Florian Planker, sono nominato il miglior giocatore di questa finale Italia-Corea. Volevamo chiedere assolutamente le impressioni alla fine di questa partita, che è stata molto combattuta. L'Italia si è fatta valere nonostante la Corea. Allora, prima di tutto ovviamente questa partita la dedichiamo a Chiarotti. Hai alcune parole da dire? Sì, un peccato non essere riuscito a vincere oggi nella sua memoria, appunto, perché ci tenevamo tutti. Lui è sempre stato un grande leader, colui che ci ha portato a fare questo sport più o meno tutti. È stato spesso il migliore in campo, come sono stato scelto io oggi, sono stati anche altri ragazzi il migliore in campo. Alla fine il coach ne sceglie uno, comunque una grande prestazione, peccato appunto per non averla portata a casa. Sicuramente vi siete fatti valere e avete dato veramente gloria al suo nome. Allora, un'altra domanda, come è andata la partita? Se ci sono state delle occasioni secondo te non sfruttate, cosa si potrà migliorare in futuro? Sì, infatti le occasioni c'erano ancora alla fine, loro sicuramente erano più preparati, sono professionisti, giocano molto di più di noi insieme, anche si conoscono meglio. Noi avevamo forse una squadra questa volta un po' sperimentale con dei giovani. Le occasioni però alla fine abbiamo visto ci sono state ed è così, no? Che se la sbagli poi la prendi ed è finita così. La squadra quindi ha visto anche molti nuovi giocatori, com'è stata la chimica all'interno della squadra? Ma direi bene, perché eravamo un po' forse in dubbio come saranno gli avversari, però abbiamo visto che anche loro non hanno prodotto dei nuovi giovani ragazzi, perciò i nostri si sono subito integrati bene, anche col coach Darin, che è riuscito a metterli, diciamo, nelle varie posizioni da poter dare il massimo, e dobbiamo andare avanti così. Quali sono le prospettive per il mondiale e quali sono anche i tuoi auspici? Ma certo, il mondiale quest'anno, noi finendo quarti l'anno scorso, puntiamo sicuramente ancora al podio. Sarà sicuramente la Corea di nuovo, la Norvegia da contendersi, però abbiamo anche un po' di bisogno di quel pizzico di fortuna in più, perché come squadra siamo un po' inesperti con certi ragazzi, infatti dato che mancano, hanno smesso tre veterani quest'anno. Speriamo, abbiamo un po' di tempo, fin lì speriamo di arrivare con tutti i ragazzi pronti e puntiamo al podio. Grazie mille e i migliori auguri per il mondiale. Grazie Lupo, grazie.